Bene, buongiorno, benvenuti alla presentazione di questa 16ª edizione del rapporto sulla comunicazione. Grazie di essere qui e prima di cominciare veramente un ringraziamento doveroso ai sostenitori di questa iniziativa che anno dopo anno ci consentono di fare le riflessioni contenute nel rapporto e due partner storici come RAI e Mediaset, a cui siamo contenti si sono aggiunti poi nel tempo TV2000, Agi, Intesa San Paolo e Wind3, quindi un ringraziamento doveroso a loro e anche agli ospiti che sono con me al tavolo che ci aiuteranno con i loro punti di vista nella riflessione di questa mattina. Dunque, 16º rapporto. Come sapete questo osservatorio si caratterizza da una parte per fare un monitoraggio anno dopo anno dell'evoluzione dei consumi mediatici degli italiani, considerando tutti i diversi mezzi nel panorama mediatico disponibile, e dall'altro però cerca sempre di sviluppare una riflessione, una valutazione di quello che è l'impatto della radicale trasformazione del sistema di media sui comportamenti, sugli stili di vita, addirittura sull'evoluzione dell'immaginario collettivo degli italiani. Anche quest'anno ci siamo sforzati in questa direzione con un titolo ambizioso, I media e la costruzione dell'identità. Ci arriverò fra poco su questo punto, prima però facciamo una carrellata dell'evoluzione, insomma, dei principali dati. Io andrò molto sinteticamente da questo punto di vista, poi chi vorrà naturalmente potrà fare tutti gli approfondimenti leggendo il volume che avete ricevuto all'ingresso. Dunque, partirei con la televisione e da questo punto di vista già si segnala un primo aspetto importante che emerge dal rapporto di quest'anno. Perché se guardiamo l'evoluzione delle quote di utenza della televisione, noi abbiamo un osservatorio ormai che si è ripetuto da tanti anni, quindi abbiamo anche una lunga serie storica che ci permette di fare delle valutazioni sull'evoluzione nel tempo. Beh, se guardiamo i dati di utenza della televisione, dobbiamo rilevare tanto un piccolo, diciamo così, assestamento verso il basso del modo dei modi più tradizionali di fruire della televisione, penso in particolare al digitale terrestre. Se guardate i dati c'è una piccola riduzione di utenza nell'ultimo anno, ma quello che invece bisogna sottolineare in maniera più marcata è come stiano crescendo in maniera molto significativa i diversi altri canali di fruizione dei programmi televisivi attraverso il web. Sostanzialmente, se guardate in particolare la TV via internet, considerando web TV, smart TV, siamo passati sostanzialmente nel giro di 12 anni da un'utenza del 10% degli italiani fino addirittura oltre un terzo, il 35%, e anche la televisione, la mobile TV, la televisione che si può fruire tramite gli smartphone, anche qui la crescita è stata notevole, dall'1% al 28%. Quindi sono questi gli ambiti più dinamici e ci dicono una cosa importante, cioè che un mezzo tradizionale, un mezzo di massa tradizionale come la televisione, grazie all'integrazione con il web, dopo il passaggio dall'analogico al digitale e ora in questa nuova fase di vita, diciamo così, di integrazione con il web, beh, sta conoscendo una diffusione ancora molto forte e una presenza molto forte tra le famiglie e tra gli individui. Siamo arrivati ormai ad un numero di smartphone che ha superato il numero di televisori presenti nelle case degli italiani, però proprio questa integrazione oggi ci dice che il ciclo di vita anche dei programmi televisivi si è molto allungato oltre il palinsesto lineare, cioè la TV del giorno dopo, la TV in mobilità, e quindi questo è un aspetto molto importante. La moltiplicazione degli schermi dà ancora più forza alla televisione, oltre il palinsesto lineare, nell'integrazione con l'uso personale, la costruzione personale dei palinsesti televisivi, quindi c'è una rinnovata centralità del contenuto televisivo che può fruire su una molteplicità di schermi. Questo quindi è un aspetto molto importante. Negli anni passati qualcuno aveva
come dire, ventilato la possibilità di un ruolo progressivamente marginale della televisione come effetto della grande rivoluzione digitale, al contrario la televisione ha saputo cavalcare l'integrazione con il web e con la moltiplicazione degli schermi in maniera molto, molto significativa. E un fenomeno analogo lo riscontriamo anche per la radio, ancora il più antico dei mezzi di comunicazione di massa. In qualche modo anche qui, se c'è stato nell'ultimo anno in particolare un riassestamento verso il basso dei radioascoltatori attraverso gli strumenti più tradizionali come la radio ascoltata in casa, ad esempio, beh, cresce però ancora in maniera molto significativa non soltanto il podcast online, la radio da internet attraverso il PC, ma in particolare gli utenti della radio attraverso il telefono cellulare in 12 anni sono passati dal 3% al 21%. Anche qui quindi si sposano, si coniugano, come dire, la programmazione tradizionale delle emittenti con la possibilità dell'utente di costruirsi autonomamente i propri palinsesti. Quindi siamo, come dire, da questo punto di vista nel regno della transmedialità matura. La seconda novità da sottolineare quest'anno invece riguarda la carta stampata, perché dopo tanti anni in cui abbiamo discusso della crisi della carta stampata, in particolare dei quotidiani, quello che si segnala nell'ultimo anno è in qualche modo che si è fermata questa emorragia dei lettori. Il dato dell'ultimo anno in termini di lettori dei quotidiani coincide esattamente con quello dell'anno precedente, siamo intorno al 37%, lo stesso vale per la Free Press, la stampa gratuita, i settimanali, i mensili addirittura crescono un po' di più. E questo tra l'altro corrisponde anche, lo vedremo più avanti, con un incremento della spesa da parte delle famiglie destinata all'acquisto di libri e giornali che nell'ultimo anno è aumentata del 2,5%. Allora, se è troppo presto per dire che come dire, questa crisi storica della carta stampata si è arrestata, però si può sicuramente sottolineare il fatto che probabilmente anche per effetto del grande dibattito che c'è stato almeno nell'ultimo paio d'anni sulle fake news, sul web, sull'importanza dell'informazione professionale e autorevole dei quotidiani, probabilmente anche per effetto di questo discorso che è molto penetrato nel dibattito pubblico, abbiamo avuto una, come dire, si è fermata la caduta dei lettori della carta stampata. Anche se non possiamo però non sottolineare come il press divide, quel fenomeno che abbiamo da anni, coniando questa espressione, press divide, quel fenomeno che da anni raccontiamo, cioè l'allontanamento dai mezzi cartacei, l'esclusione dalla dieta mediatica dei mezzi cartacei, libri, giornali, riviste, beh, questo fenomeno riguarda comunque ben il 65% dei giovani che hanno ormai escluso dalle proprie diete mediatiche o addirittura non hanno mai incluso nelle proprie diete mediatiche mezzi cartacei. Quindi se si ferma la caduta dei lettori non possiamo dimenticare di sottolineare che comunque il 65% dei giovani non ha questi mezzi nella propria dieta mediatica. Le news sul web. Anche da questo punto di vista i quotidiani online hanno un numero di utilizzatori che è stabile nell'ultimo anno, intorno al 26%. Quello che continua a crescere invece sono i siti web generici, i portali generici, gli aggregatori di notizie sul web, utilizzati ormai da più della metà degli italiani, il 51%. E i libri, appunto, come dicevo, come già anticipavo, si legge poco in Italia, lo sappiamo, siamo al 42%, anche da questo punto di vista il dato è stabile nell'ultimo anno, si è fermata anche qui la caduta dei lettori. Se guardate anche il numero dei lettori dei book, coincide esattamente con quello dell'anno precedente, l'8,5%. C'è poco da essere contenti se constatiamo che i lettori sono soltanto 4 su 10 e che addirittura anche il 45% delle persone più istruite, diplomate o laureate non apre neanche un libro nel corso dell'anno. Tuttavia
c'è da segnalare questa, come dire, si è arrestata la caduta. E ancora una volta, ancora quest'anno, celebriamo i nuovi record battuti anno dopo anno dai dispositivi della disintermediazione digitale, internet, smartphone, social network. Continuano a crescere gli utenti di internet, continuano a crescere gli utilizzatori degli smartphone e anche gli account di social network e in generale piattaforme online. Se guardate, sono tutti dati riferiti alla totalità della popolazione che superano il 70%, si avvicinano anzi all'80%, e c'è una quasi perfetta sovrapposizione, come a dire che ormai gli utenti di internet, di smartphone e di social network grosso modo sono sovrapponibili. Naturalmente con delle differenze generazionali, in particolare per quanto riguarda i social network, molto significative. Se il dato riferito alla totalità della popolazione degli utilizzatori di WhatsApp è del 71%, nel caso dei giovani under 30 saliamo addirittura all'85%, e questo naturalmente si vede un po' per tutte queste piattaforme. In particolare salta agli occhi l'utilizzo di Instagram, siamo al 36% della popolazione complessiva, ma siamo oltre il 65% nel caso dei giovani under 30. Tutti questi dati di utenza trovano conferma, trovano riscontro sull'andamento nel corso del tempo della spesa delle famiglie per i consumi digitali e culturali più in generale. Questo grafico che io ripropongo spesso è veramente impressivo, è l'andamento della spesa a partire dall'anno 2007, l'ultimo anno prima dell'inizio della crisi. E il bilancio al 2018, che è l'ultimo anno per il quale abbiamo dati definitivi, ancora non sono disponibili quelli definitivi per il 2019, beh, è abbastanza impressionante, no? Il bilancio al 2018 ci dice che i consumi complessivi delle famiglie sono ancora inferiori del 2% in termini reali rispetto al livello pre-crisi, quando invece la spesa per l'acquisto dei telefoni è praticamente quadruplicata, più 300%, e non parliamo di una piccola cifra perché sono nell'ultimo anno sono stati 7 miliardi di euro, quindi un andamento fortemente anticiclico, più 300% per i telefoni, più 65% per computer e audiovisivi, mentre invece abbiamo un crollo del 38% nell'intero periodo 2007-2018 della spesa per l'acquisto di libri e giornali, che però, come anticipavo, si è fermata nell'ultimo anno, quando invece abbiamo registrato un rialzo del 2,5%. E in ultimo, credo che fra poco ne parleremo anche con Massimo Angelini, invece la spesa per i servizi di telefonia, traffico dati, voce, beh, nell'intero periodo ha avuto una forte riduzione, come effetto di un, come dire, riequilibrio tariffario, ma poi ne parleremo, addirittura con una riduzione del 16%. Parliamo di una cifra molto elevata, 16,8 miliardi di euro nell'ultimo anno, ma che in questo decennio ha avuto però una contrazione molto forte del 16%, appunto. Naturalmente le fratture digitali continuano ad essere molto rilevanti, in particolare due fratture digitali, una di tipo generazionale, i giovani rispetto agli anziani, a cui se ne affianca però un'altra che riguarda i territori, sono molto diversi i consumi mediatici e digitali nelle grandi città rispetto al territorio diffuso. Se guardiamo la piramide dei mezzi utilizzata dalle persone con 65 anni ed oltre, abbiamo una dieta mediatica piuttosto tradizionale, con al primo posto la televisione, poi abbiamo i quotidiani e i periodici, tutti i mezzi che si collocano ancora in maniera rilevante al di sopra degli utilizzatori di internet e degli smartphone. Quando poi invece guardiamo la piattaforma digitale, veramente transmediale, dei giovani under 30, beh, in questo caso abbiamo veramente la dieta mediatica più evoluta, con internet, TV e cellulare e social media intorno al 90%. L'altra frattura è di tipo territoriale, come dicevo, se consideriamo le grandi città, quelle con oltre 500.000 abitanti, sostanzialmente registriamo consumi mediatici più o meno sempre al di sopra della media nazionale, in particolare
segnalo gli utenti della mobile TV, superano il 31% della TV on demand, ancora più del 31%, mentre al contrario i lettori di quotidiani si caratterizzano per essere sensibilmente al di sotto della media nazionale, intorno al 20%. Situazione opposta, pressoché opposta, quando guardiamo ai piccoli centri urbani, quelli più piccoli con meno di 10.000 abitanti. Qui invece abbiamo dei consumi mediatici che sono per lo più al di sotto della media nazionale, ad eccezione proprio dei quotidiani, che invece hanno più di un 40% di lettori, cioè il doppio rispetto alle grandi città. E qui ci sono delle ragioni che anche questa, come dire, vivacità della stampa locale, ci sono delle ragioni qui che ne parleremo anche fra poco, vanno anche oltre il tema della infrastrutturazione, della presenza della banda larga nel territorio diffuso. Un'ultima istantanea sulla informazione in particolare, perché i dati di utenza che abbiamo visto fino ad ora riguardano l'utilizzo dei diversi mezzi in generale. Questa fotografia invece riguarda l'utilizzo dei mezzi specificamente per informarsi nell'ultima settimana. Beh, in questo caso abbiamo se guardiamo le prime cinque fonti di informazione riferite alla totalità della popolazione, abbiamo che i telegiornali continuano ad avere assolutamente un primato come fonte di informazione, con un 59% di italiani che li utilizzano per attingere alle informazioni. Subito dopo, al secondo posto, c'è Facebook, 31%, poi i motori di ricerca, Google sostanzialmente con un 21%, le TV All News, 19%, e al quinto posto i quotidiani. I quotidiani che hanno recuperato, e questo dato è coerente con quello che abbiamo visto prima, hanno recuperato posizione con una crescita del 2,8% nell'ultimo anno, probabilmente appunto come effetto di quello che dicevo, no? Una grande attenzione sulla qualità professionale dell'informazione. Ma è altrettanto vero che se guardiamo la gerarchia delle fonti di informazione riferita al segmento dei giovani, invece, beh, la transizione qui è più marcata, perché se è vero che anche nel caso dei giovani i telegiornali rimangono al primo posto, però la seconda, la terza, la quarta e la quinta posizione sono occupate da Facebook, da Google, da YouTube e dai siti web di informazione. Questo è un fenomeno naturalmente che conosciamo ormai da anni, però è interessante vedere come nel tempo si consolida, soprattutto per il segmento più giovane. Mentre per la totalità della popolazione c'è stata questa risalita di importanza dei quotidiani, che va sottolineato. Allora, non vado oltre per quanto riguarda i dati, che tutti poi potrete approfondire nelle differenze anche per variabili sociodemografiche e territoriali, potrete approfondire leggendo il rapporto, mentre vorrei concentrarmi di più su quello che è il tema monografico, diciamo così, che abbiamo cercato di affrontare quest'anno, cioè la grande rivoluzione digitale che stiamo raccontando ormai da almeno un decennio, all'insegna di quelle parole chiave che abbiamo sempre rimarchiato, no? La personalizzazione dell'impiego di media, la personalizzazione dei palinsesti, i forti processi di disintermediazione digitale, l'ingresso in quella che abbiamo definito l'era biomediatica, in cui addirittura le biografie personali, le esperienze soggettive dei singoli individui diventano esse stesse contenuti della comunicazione. Ebbene, tutta questa radicale trasformazione, che impatto ha oggi negli anni passati abbiamo detto sull'immaginario collettivo, oggi diciamo invece su una cosa importante, che è il tema della costruzione delle identità. Perché io personalmente penso che questo sarà uno dei temi che terranno maggiormente banco nei prossimi anni, sarà un tema decisivo per noi nei prossimi anni. Perché? Una piccola premessa. Perché in fondo io personalmente lo vado ripetendo da un po' di tempo, la crisi che abbiamo vissuto nell'ultimo decennio non è stata soltanto una crisi economica. Insomma, della crisi economica abbiamo detto tutto, la grande recessione, l'impatto in termini occupazionali, la debole ripresina da zero virgola a cui abbiamo assistito nell'ultimo periodo. Ma non è stata soltanto una crisi economica, no? Perché
in quel frangente, negli ultimi 10 anni, sostanzialmente abbiamo vissuto anche, abbiamo visto con i nostri occhi il naufragio anche di quelle grandi narrazioni che erano state egemoni nell'ultimo ciclo storico e dentro le quali noi ci eravamo tutti impegnati a costruire la nostra identità, oltre che a radicare il nostro benessere. Beh, tre grandi narrazioni, io dico. La prima era quella, no, che si basava sulla fiducia per cui avremmo trovato una nuova patria in una Europa unita senza più frontiere. Naturalmente il sogno nasceva prima, nasceva nel dopoguerra con i grandi padri fondatori, no? De Gasperi, Spinelli, Adenauer, Schumann, Jean Monnet. Però è nel 92 che con il trattato di Maastricht abbiamo istituito l'Unione Europea, quindi è storia recente. Beh, che fine ha fatto quella grande narrazione? In questi anni abbiamo conosciuto l'Europa matrigna dell'austerity, l'Europa nemica di Bruxelles è diventata uno dei principali nostri capri espiatori su cui scaricare la nostra insoddisfazione. Addirittura con la Brexit, referendum del 2016, uscita realizzata nel gennaio di quest'anno, abbiamo visto in maniera molto plastica, no, la retromarcia di un processo che credevamo essere progressivo e irreversibile, quello della, appunto, progressiva unificazione del continente sociale, politica, economica, culturale. Quindi questa prima grande narrazione è andata in pezzi. L'altra grande narrazione naufragata era quella, no, della lettura apologetica della globalizzazione, che insomma avevamo pensato si sarebbe presentata come una ricca tavola imbandita a cui tutti si sarebbero potuti accomodare, che avrebbe dispensato vantaggi e benefici per tutti. Poi abbiamo conosciuto i Forgotten Man di Trump al di là dell'Atlantico. E anche in Europa abbiamo visto che c'erano gli esclusi, che c'erano quelli che erano rimasti indietro, no? Che hanno cominciato a trincerarsi dietro nuovi muri, barriere, fili spinati. Torna un'idea di sovranità nazionale forte, confini rigidi, chiusi, impermeabili, esattamente l'opposto di quello che era stato il concetto della globalizzazione, che era stato egemone negli ultimi 30 anni. Quindi anche questa seconda grande narrazione è andata in pezzi. L'ultima, la terza grande narrazione, era quella per cui internet, la rivoluzione digitale, sarebbero state una formidabile leva universale con cui diffondere conoscenze e democrazia ai quattro angoli del pianeta. Oggi parliamo di fake news, profilazione degli utenti, censura e propaganda su internet, violazione della privacy, reati digitali, oligopoli dei giganti della rete. Insomma, abbiamo scoperto che internet non è una casa di vetro e anche quella terza grande narrazione è andata in pezzi. Allora il punto è, al di là della crisi economica, se queste grandi narrazioni che sono state egemoni negli ultimi 30 anni, che sono state la cornice ideale dentro la quale costruire la nostra identità, se queste grandi narrazioni sono andate in pezzi, e se nel frattempo abbiamo vissuto questa grande, radicale, profonda trasformazione del sistema mediatico che abbiamo raccontato anche con i numeri questa mattina, come si costruisce la nostra nuova identità nei prossimi anni? Questo è un tema che va al di là anche delle questioni di cui ragioniamo questa mattina, ma che i temi che affrontiamo questa mattina, cioè la ridefinizione delle diete mediatiche degli italiani, beh, questo tema però incide molto. Perché non si costruirà una nostra nuova identità senza una grande narrazione? Allora, con questo rapporto abbiamo cominciato ad esplorare questo tema, vedendo l'impatto anche dell'uso dei media sui processi di costruzione dell'identità. Allora, se empiricamente registriamo che la famiglia continua ad essere uno dei fattori, una delle variabili che contribuiscono maggiormente nella definizione delle identità individuali e collettive, al secondo posto abbiamo l'essere italiano, secondo gli italiani, no? Il territorio di origine, quindi la dimensione locale, poi c'è il lavoro, che è un fattore molto pregnante dell'identità, soprattutto per i giovani adulti, poi c'è la fede religiosa, la convinzione politica, praticamente al penultimo posto l'essere europeo, questo testimonia ancora una volta come quella grande narrazione
sia di fatto naufragata. E poi abbiamo, con una quota residuale, soltanto il 3,5% riferito alla totalità della popolazione, abbiamo il tema del profilo sui social network. Questo naturalmente è un dato residuale se guardiamo all'interezza della popolazione, però colpisce che il dato nel caso dei giovani under 30 sale a quasi 1 su 10, cioè questo è un aspetto da sottolineare, cioè per quasi un giovane su 10 la propria identità coincide con il profilo social. E tutti questi aspetti hanno anche naturalmente un impatto sul modo in cui noi guardiamo al futuro. L'incertezza, che è diventata una delle chiavi, uno degli aspetti dominanti dello stato d'animo degli italiani in questa fase storica, uno dei sentimenti con cui si guarda maggiormente al futuro, la possiamo declinare anche in una serie di risposte che abbiamo raccolto con questa nostra rilevazione. Intanto, in termini più generali, la gran parte degli italiani sono convinti, addirittura il 57%, che in prospettiva, in futuro, l'Italia perderà peso economico e politico. E questo fa il paio con una quota piuttosto ridotta, meno della metà, il 45%, che ritiene che l'Unione Europea si rafforzerà in futuro. Ma non c'è molto da temere invece per la tenuta delle democrazie liberali. Soltanto il 15% pensa che le democrazie liberali in futuro entreranno in crisi. Ma oltre a questi aspetti, come dire, molto generali, che è il modo con cui guardiamo al futuro, ce ne sono altri che colpiscono molto e che ci riguardano di più nella riflessione che facciamo questa mattina. Perché c'è un gran numero, di gran lunga più della metà degli italiani, il 67%, che è convinto che in futuro svolgeremo la maggior parte delle attività quotidiane tramite internet. C'è circa un 50% che pensa che i media cartacei, i giornali, riviste, i libri in futuro scompariranno. E poi, bisogna capire quanta correlazione c'è tra questi due aspetti, c'è poi un 42% che pensa che l'informazione in futuro sarà meno libera. Allora, naturalmente è difficile, siccome le variabili in gioco, quando si parla di costruzioni, di processi di costruzione dell'identità, le variabili in gioco sono talmente tante e complesse che è difficile, con questo nostro rapporto che discutiamo questa mattina, fare delle inferenze automatiche, no? Cioè, quello che abbiamo cercato di fare è dare qualche suggestione di sfondo, individuando un tema centrale, quello della costruzione dell'identità e l'impatto della trasformazione del sistema mediatico su questo, e aggiungendo accanto qualche suggestione, qualche, come dire, spia accesa. È però un tema sul quale bisognerà continuare a ragionare dal mio punto di vista, perché poi al di là degli aspetti tecnici che sono molto importanti, dell'evoluzione dei diversi mezzi di cui riflettiamo spesso qui e in tante altre sedi, quello che poi a noi personalmente sta molto a cuore è capire come tutte queste trasformazioni poi incideranno nell'evoluzione della nostra società e le trasformazioni della vita delle persone. Io mi fermo qui, sono stato molto rapido nel evidenziare alcuni dei principali risultati del rapporto di quest'anno, perché poi in realtà quello che sta più a cuore a me è ascoltare le riflessioni degli ospiti che abbiamo oggi qui al tavolo, che quindi a turno inviterò a dare un loro commento, il loro punto di vista sul rapporto di quest'anno. E quindi grazie dell'ascolto, e comincerei con la dottoressa Gina Nieri, consigliere di amministrazione di Mediaset. Grazie di essere qui. Lei la parola. Grazie. Intanto il ringraziamento veramente sentito per questa occasione di confronto, e poi un grandissimo apprezzamento per il lavoro veramente del rapporto, che ogni anno ci dà una specie di cornice da cui cominciare anche per le nostre riflessioni. E devo dire che l'esposizione che ne ha fatto
il dottor Valeri mi sembra che esprima perfettamente il grande contenuto che questo rapporto ha. Non è facile, appunto, con tutti questi spunti, poi essere incisivi e brevi nella, nell'esposizione di un commento. Allora, parto da, da un dato che è questo. La televisione sostanzialmente, diciamo che tutto si capisce da questo rapporto, meno che ci sia una crisi del contenuto televisivo. Sicuramente ci sono magari delle flessioni su una piattaforma piuttosto che sull'altra, ma la total audience che Auditel comincia a rilevare da un rapporto che il Censis ha fatto insieme all'Auditel dà un dato estremamente significativo, cioè 5,7 milioni di età, di persone di età superiore ai 4 anni alla fine guarda la televisione fuori dallo schermo televisivo, ma o live o on demand su altri schermi. Quindi vuol dire che c'è un ascolto molto molto rilevante che si aggiunge a quello che è sulla, sullo schermo televisivo. E questo secondo me è molto importante perché vuol dire che la televisione, il contenuto televisivo esce dalla sua, dal suo schermo di elezione e comunque sa attrarre le persone in, quando lo vogliono, dove lo vogliono, ma comunque rimane importantissimo nella dieta mediatica del, degli italiani. Questo secondo me è un dato molto confortante, non solo per una questione, ovviamente noi siamo un'azienda, facciamo impresa e quindi dobbiamo fare anche profitti. E quindi è importante per la sostenibilità del nostro business, ma è importante anche perché ci apre nuove possibilità di remunerazione della nostra attività. E Dio sa se ce n'è bisogno, perché veramente la competizione è, l'abbiamo detto tante volte in questa sede, totalmente sleale, perché noi siamo totalmente regolamentati, gli altri sono totalmente sregolamentati. Poi si sente Zuckerberg che va a fare questo suo giro accompagnato da un ex, il loro diciamo, capo delle relazioni esterne, è un ex capo di partito di Craig del Regno Unito, insomma prende, grazie a Dio, anche delle gran facciate, perché va e chiede di essere regolamentato, però di essere regolamentato in una maniera che non disturbi l'attività delle piattaforme globali. Quindi insomma, vabbè, lasciamo perdere. Però è un problema grandissimo, perché tutti i segnali d'allarme che ci possono essere sono proprio anche negli Stati Uniti in che cosa succederà tra Facebook e la campagna elettorale e quanto poi sarà influenzata in quella parte degli indecisi, che poi sono quelli che all'ultimo fanno la differenza, questa possibilità di, appunto, di pressione che tramite quella che Zuckerberg presenta come una pubblicità assolutamente trasparente, ma poi c'è tutta la parte che non è pubblicità trasparente, ma sono ovviamente quei messaggi profilatissimi che riescono a spostare all'ultimo secondo in maniera abbastanza così poco trasparente, appunto, il consenso. Tornando alla nostra televisione, dicevo, è molto importante quello che si è letto sia sulla permanenza di questo valore della televisione, del contenuto televisivo, diciamo, sia il fatto, io ho letto con piacere, che comunque l'informazione dei telegiornali e le reti all news sono veramente percepite come alla fine le forme più autorevoli su cui formare il proprio giudizio in termini di informazione e quindi anche di percezione della politica.
Questo secondo me è un grandissimo risultato, perché continua a mantenere comunque, diciamo, un audience importante in un mondo che è mediato dalla professionalità dei giornalisti, un mondo dove c'è una trasparenza di fonti, perché c'è chi ci mette la faccia, c'è l'assunzione di responsabilità dell'editore. Quindi è un dato che conforta, perché vuol dire che comunque questa conforta nel senso che secondo me c'è questa rilevanza dell'informazione nostra televisiva o delle nostre properties sul digitale, tipo l'All News o tipo il TGCom 24 sito, che forma un'identità e anche una percezione politica di un certo tipo, fatta appunto con degli strumenti che sono trasparenti. Noi su questa, continuando sul discorso della televisione, che comunque mantiene secondo me una forte identità culturale e di paese, perché che è un'identità italiana ma soprattutto europea, perché i nostri contenuti comunque trasmettono, che siano fiction, che siano addirittura reality, perché comunque anche da lì passano tante cose, spesso sboccacciate, ma c'è molto di... Cioè, hanno avuto una redemption su, appunto, sulla rete, questi reality ultimamente, fortissima. Perché evidentemente c'è qualche cosa che va nel senso di una televisione che viene percepita come... anche qui come identificazione, poi con tutta la responsabilità che noi poi ci prendiamo, magari anche migliorando certi tipi di passaggi. Parlavo prima dell'aumento comunque della nostra presenza sulla rete, perché internet alla fine è servito molto alla televisione anche per continuare ad essere influente, per aumentare appunto la sua visione. E nel 2019 noi i video di Mediaset sulle diverse siti sono stati di 1.365 milioni, con un aumento del 68% rispetto all'anno precedente. Quindi siamo, cioè, evidentemente la nostra capacità di andare appunto ad essere presenti sui telefonini, sui siti, che comunque sono il posto dove specialmente i giovani, ma i giovani, ma anche dal rapporto si vede che anche i non così giovani, no? Perché c'è addirittura Facebook è diventato quasi vecchio, sì, per i più giovani. Ci sono un sacco di dichiarazioni, no, che vengono dai giornali, da persone come Grasso, come Scaglioni, che comunque sono degli interpreti del significato della nostra televisione, che parlano appunto di una televisione generalista, che dice televisione generalista ancora tu, perché comunque questo anno ha segnalato proprio un ritorno di un'attenzione molto importante sulle nostre televisioni generalista. E io penso che appunto questi dati che ci sono stati presentati siano soddisfacenti per noi, in quanto siamo confermati nella centralità comunque del nostro contenuto. E quello che, certo, c'è una disintermediazione fortissima, questo è un dato che avete rilevato negli ultimi rapporti in maniera molto importante, però la disintermediazione ormai è completamente presente in tutto, perché la disintermediazione è nella rete stessa. Alla fine questo è il dato che secondo me va sottolineato. E allora, tanto per poi
concludere nel senso, ci sono due cose. La disintermediazione porta appunto questo schermo tra la realtà e la cosa, che non è una disintermediazione apparentemente voluta, ma appunto è sottile, è subdola ed è pervasiva. È importante che media come i cosiddetti tradizionali, che poi sono sempre meno tradizionali perché hanno saputo comunque coniugarsi e contaminarsi con tutte le nuove tecnologie, continuino comunque ad essere in salute economica, perché il problema è che noi stiamo assolutamente tenendo, dal punto di vista degli ascolti, dal punto di vista del seguito, anche su tutte le nuove piattaforme. Il problema è quello della monetizzazione di questa nostra presenza, perché poi la monetizzazione consente a noi di essere sani, quindi di essere indipendenti, di essere liberi e di continuare a fare questo tipo di attività identitaria, informazione trasparente, informazione responsabile. Però se non ci si rende conto che non regolando queste benedette piattaforme, il problema non è tanto di uno spostamento di denaro, perché ci sono quante volte, no? Cioè, quando c'era il vapore, insomma, le aziende che usavano il vapore, poi dopo c'è stata l'elettricità ed è stata diversa. Quindi ci sono state delle sostituzioni anche economiche delle realtà imprenditoriali. Il problema qui non è che viene fuori un altro signore che è più bravo della Mediaset e fa lo stesso mestiere. Qua il problema è che diminuiscono i soldi, le finanze, che vanno ad alimentare questi sistemi virtuosi per la democrazia che sono i media tradizionali. Questo è il problema. E quando Zuckerberg dice, per piacere all'Europa, dateci una regolamentazione, però appunto una regolamentazione che sia compatibile con il nostro utilizzo dei dati, con la nostra pervasività dei nostri messaggi, cioè, però qui c'è un problema grandissimo, che l'Europa, grazie a Dio, perché in questa relazione che ha fatto la von der Leyen in questi giorni, ha messo appunto il peso e il fuoco sulla necessità che l'Europa tecnologicamente faccia quel salto che non ha fatto, che ci sia una riscossa proprio della nostra identità su questo tipo di mondo delle piattaforme, però veramente i tempi delle regolamentazioni europee sono di 3-4 anni. Però è fondamentale che si capisca che nella lotta a questo colonialismo tecnologico delle piattaforme c'è la difesa del nostro contenuto identitario. E io rivendico il fatto che noi, come piattaforme televisive, come media tradizionali, dobbiamo continuare ad essere alimentati per poter difendere questa identità culturale, la nostra identità europea. Grazie dottoressa Nieri. Continuiamo sulla televisione, dando la parola a Roberto Nepote, direttore marketing della RAI. Abbiamo visto, abbiamo anche ascoltato dalla dottoressa Nieri, noi abbiamo parlato di televisione come hub dei media, in questa capacità di essere transmediale. Effettivamente, come dire, produttori e consumatori in qualche modo si rispecchiano, è così? Sì, la dottoressa Nieri ha aperto innumerevoli file, io cerco di, perché è già tre pagine, poi ne ho aggiunta una, cioè cerco di limitarmi moltissimo perché avremo tanto da dire. Convergo con lei sul discorso della gestione dei dati, guardate che la gestione dei dati, la privacy europea, GDPR italiano, cioè noi abbiamo una visione della gestione dei dati, diciamo, molto buona e protettiva, mentre in America e in Cina non ce l'hanno assolutamente. Diciamo, sull'informazione futura la gestione dei dati conterà moltissimo, perché se parliamo di disinformazione, fake news, perdiamo completamente il controllo dei nostri dati, noi lo viviamo giornalmente. E per fortuna l'Europa si sta muovendo abbastanza bene, certamente, come diceva la dottoressa Nieri, con questi colossi mondiali è una guerra forte, siamo un pochino nelle loro mani, devo dire siamo nelle loro mani anche certe volte per l'elaborazione dei dati.
perché molti dei dati hanno, loro hanno una potenza di calcolo che ancora noi non abbiamo, non vogliamo gestire in molte rilevazioni, cioè anche l'auditor utilizza parzialmente Amazon per la gestione di alcuni dati, di alcune correnti di dati, però nella realtà cerchiamo sempre di far rispettare le nostre regole. Far rispettare le nostre regole vuol dire rispettare le regole italiane e europee, vuol dire la gestione di questi dati in una maniera trasparente in cui noi possiamo sempre arrivare a chi, come, perché, che è una cosa molto importante, perché parlavamo di fake news e di informazione. Andiamoci sopra, no, su questa cosa. Cioè, le emittenti nazionali sono ormai una barriera a quella che è l'impostazione ormai classica che hanno preso l'informazione con il discorso dei social. Cioè, noi siamo un filtro alla fine della disinformazione, delle fake news. Cosa vuol dire questo? Cioè, l'approfondimento dell'informazione non viene fatto dai social molte volte, viene lanciata una notizia e poi chi la verifica e da dove arriva questo discorso? Facciamo un esempio veloce. Che cosa sono serviti i network nazionali in questo momento con la crisi del coronavirus? Pensate cosa poteva uscire con le fake news. Per fortuna c'è stata molta coscienza e molta gestione di queste notizie, per creare allarme ci metti 2 secondi e poi dopo portare allarme anche verso la comunità cinese e tutte le varie situazioni, poi dopo si fa in fretta, a tornare indietro diventa sempre più difficile. Tornando al discorso che è stato fatto prima sui quotidiani, questa è una notizia importante, che si sia fermata la caduta dei quotidiani, però è cambiata completamente con l'utilizzo del quotidiano. Cioè, il quotidiano oggi è un approfondimento, perché arriva in ritardo sull'informazione televisiva, radiofonica. Perché? Perché è un approfondimento? Perché l'approfondimento dell'informazione, faccio l'esempio Rai, ma penso che anche Mediaset è simile, o TV2000, abbiamo qui un autorevole, ma nella realtà oggi l'approfondimento non è più fatto dai telegiornali, noi diamo delle notizie e l'approfondimento è passato molte volte ai talk show. E il pubblico particolarmente, diciamo, giovane su quello che è l'approfondimento non segue i talk show, va più sui social che sui talk show. Per cui questo aumento di lettura, aumento tenuta di lettura dei giornali, diventa la lettura del giorno dopo, per cui chi vuole approfondire si compra il giornale per sapere di più di quello che di cui è stato interessato il giorno prima da una notizia diffusa da un nostro notiziario o da una rete o news o ha sentito per radio. Questo è molto importante. In più il presidio che noi abbiamo sulla diffusione delle notizie locali. Ricordiamo che la RAI ha le sue aree, c'è la TGR, e questo è molto, anche qui abbiamo una grande importanza. Dall'avvento del digitale terrestre è cambiato il mercato televisivo italiano. Sono andate in grande crisi le televisioni regionali, le televisioni locali, salvo alcune. C'è stata una grande crisi, una grande moria, tant'è che si sta pensando di rigestire quella banda di canali che era stata assegnata e di numerazioni sul telecomando, perché in molte aree non ci sono più le stazioni locali che avevano il cosiddetto LCN tra il numero 10 e il numero 19. E qui l'importanza della TGR è salita, abbiamo qui un ex direttore, nel periodo. Infatti, se vediamo nei nostri dati, la TGR è il telegiornale che ha guadagnato di più nell'ultimo anno. Perché? Perché aumentando l'autorevolezza, perché diciamo TGR ha avuto anche spazi e rubriche in più, ma in realtà l'informazione locale nostra è diventata necessaria. E anche lì a livello locale abbiamo in approfondimento dei quotidiani che resistono nelle loro aree di competenza e sono quotidiani, quelli locali, molte volte sono anche in salute, anche se sono collegati tra loro. Poi tornando al discorso che ha fatto il dottor Sanieri, io non posso che accodarmi perché mi ha bruciato il 50% di quello che dovevo dire, però da colleghi è giusto. L'inseguimento della generazione Z dei millennial che abbiamo fatto in questi anni con la televisione. Ormai loro hanno deciso di utilizzare altri device, la televisione la guardano meno, non c'è tutta questa, diciamo, diminuzione di ascolto sulla giornata televisiva, sulla dieta generalista, chiamiamola dieta generalista televisiva da digitale terrestre, però nella fascia serale in realtà c'è. Però noi siamo convinti, i dati, anche la Total Audience Auditel, noi usciamo adesso da una grossa sperimentazione che abbiamo fatto su Sanremo in Total Audience per una settimana, perché abbiamo visto cosa succede,
e Auditel presto partirà con la misurazione totale, per cui anche le app dei televisori. E abbiamo visto che in realtà non è che cambia tanto l'ascolto delle televisioni generaliste, è che cambia il device con cui viene visto o viene visto in maniera frazionata. Cosa vuol dire questo? Se noi facciamo il calcolo che andiamo al 71% di penetrazione del mezzo, se noi prendiamo i dati digitali e li uniamo, perché tu stavi guardando Sanremo ma magari lo vedevi dal telefonino o guardavi un pezzo di Sanremo dal telefonino, non stai guardandolo sistematicamente in diretta ma guardi solo i pezzi che ti interessano perché noi li radiamo successivamente, e beh, ritorniamo a una copertura del 90%. Ritorniamo a una copertura dell'audiovisivo del 90%, che vuol dire che il 90% della penetrazione del prodotto audiovisivo è sempre fatto dai contenuti televisivi nostri o di Mediaset, TU2000, cioè, questo è il problema. Cioè, in realtà, a parte i social network, non c'è molto di nuovo in quel mercato. C'è anche il mercato youtuber, ma sempre sono millesimali queste cose. Ricordiamoci che gli OTT non sono misurati e non si fanno misurare, per cui non sappiamo qual è la reale penetrazione di Netflix, di Amazon Prime, sappiamo che c'è, la sappiamo benissimo, però nella realtà noi da una parte dovremmo anche ringraziare, perché i nostri nuovi servizi che sono partiti, RaiPlay, Mediaset Play, sono partiti perché abbiamo dovuto reagire immediatamente a questo ingresso pesante, perché oggi obiettivamente sul mercato ci sono. A marzo partirà Disney Plus, questo è un altro appuntamento importante. Cioè, cosa è successo nel mercato mondiale? Ci siamo trovati di fronte al produttore che non ha più bisogno di noi, cioè non ha più bisogno dei broadcaster, ma il produttore va a diffondere il suo prodotto dove come vuole, su piattaforme terze, che può essere in Italia Sky Q, può essere in Inghilterra tutto quello che ha fatto Comcast da quando ha assorbito Sky, cioè sta cambiando questo scenario, cioè il produttore diffonde, ma diffonde in plastica, cioè diffonde per incassare in realtà, per cui diffonde in maniera economicamente non bassa, non democratica, diffonde su un target che può pagare 10 euro la visione del film, la partita, eccetera. E il problema è quello, e qui ritorniamo al discorso di prima, il punto di aggregazione dei grandi eventi, la famiglia, che è sempre importantissimo. La famiglia è importantissima perché è dimostrato, e stiamo dimostrando, che in cui la TV generalista tiene, che i grandi eventi, il Sanremo, le partite internazionali, sono viste sempre in visione aggregata, cioè familiare, in cui magari il figlio c'ha anche il telefonino perché commenta contemporaneamente, però questo nucleo è ancora esistente e funziona benissimo. E questo è un grande problema per la penetrazione degli OTT. Perché quella probabilmente molte volte non è visione familiare, è una visione singola, ognuno guarda quello che vuole, all'ora che vuole, e anche noi ci siamo portati in questo campo. Ormai anche con noi puoi guardare quello che vuoi, i nostri programmi, quando vuoi. C'è stato proprio un cambiamento radicale. Non c'è più l'obbligo di palinsesto, l'ansia di dire, oddio, alle 20:40 parte, lo devo vedere. Dice, vabbè, me lo guardo dopo, su RaiPlay, non è un problema. Ormai abbiamo questa velocità. Lo stress test di Sanremo per noi è stato pesante, siamo arrivati a milioni di visioni contemporanee, devo dire che ha retto, per cui abbiamo avuto dei risultati ottimali. Guarda, ultimo e non ultimo vorrei citare, non vorrei che ci autoincensiamo, ma l'importante alfabetizzazione digitale che abbiamo fatto sul pubblico con Viva RaiPlay. Noi abbiamo un dato molto interessante. Viva RaiPlay che cosa ha fatto? Ha portato una grande attenzione su quello che era lo sviluppo della visione digitale, perché abbiamo fatto tutto questo seminato prima su Rai 1, dopodiché ci siamo chiusi solo sul digitale. Praticamente abbiamo obbligato una parte dei nostri telespettatori ad andare a scaricare le app. Ci avevano il televisore dell'ultima generazione, ma non lo usavano, tanto vedo il televisore, però se voglio vedere Fiorello devo scaricare l'app. E siamo passati dal 12 al 18% nel giro di un mese. E questo è molto importante perché abbiamo incentivato la diffusione, parte della nostra app, la sensazione di poter accedere a un nuovo mondo, che d'altronde può essere anche pericoloso, devo dire, perché le app non ci sono solo le nostre, ci sono anche le app degli altri, però comunque molte volte il nuovo device non era utilizzato per quello che era, veniva usato solo come televisore e basta. Forse magari lo utilizzava per vedere Netflix il figlio, sappiamo che i giovani, soprattutto la generazione Z, guarda un pochino tutto, sono informati, caricano loro le app e non lo dicono neanche ai genitori come funzionano,
si profilano loro, i genitori magari non sanno neanche profilarsi, cioè questo, parliamo poi degli anziani. In questo senso noi abbiamo portato un utilizzo di questo nuovo mezzo anche alle generazioni più anziane, perché devo dirlo, noi come servizio pubblico non è che possiamo abbandonare gli anziani, abbiamo anche assistito molte di queste, diciamo, transizione con dei servizi telefonici e informativi in cui noi assistevamo, dice, spiegando come dovevano fare, perché magari erano delle marche di televisore, abbiamo avuto i Samsung che per esempio sono entrati subito, gli LG un pochino in ritardo, cioè abbiamo dovuto assistere tutta questa transizione. E questo ci porta a un incubo futuro. Scusate se voglio entrare in questa cosa, ma nel 2022 cambierà tutto, perché avremo il secondo grande cambiamento, perché il digitale terrestre entrerà in DVT-B2, dal 2021 passeremo a EP4, per cui una parte dei televisori non vedrà più il segnale, perché non sarà in HD, e contemporaneamente ci sarà la partenza del 5G, per cui la visione totale in mobilità a grande velocità, anche se devo dire l'aumento del wifi libero nelle grandi città sta già un pochino diciamo diminuendo questa importanza, certamente sarà molto importante nelle aree rurali dove non hanno ancora una fibra ad alta velocità, per cui hanno difficoltà in visione di cose in streaming molto pesanti, HD, 4K, cioè non hanno la capacità di poterle vedere sullo smart. E questo è molto importante, perché qui cambierà tutto, perché praticamente si passerà dalla visione solo televisiva classica alle piattaforme. E qui sarà importante un discorso che stiamo facendo di piattaforma nazionale, cioè dove noi non dovremo in quel momento dare capacità competitiva superiore agli editori, diciamo, stranieri, che vengono in Italia, diffondono, non seguono le regole italiane, non pagano tasse in Italia. Cioè, in questo senso bisognerà trovare un sistema per gestire questa cosa, che sarà importante, perché i televisori dovranno cambiarli, non dico quasi tutti, però risulta dalla Fondazione Bordoni che il 30% sono adeguati, ma il 70% ancora no. Per cui 2022 dopodomani, televisivamente parlando. E lì potrebbe cambiare competitivamente molto, perché noi broadcaster, editori, diciamo, che gestiscono la diffusione soprattutto sul terrestre, anche se poi abbiamo satellite, ormai siamo multi-device, multi-brand, però avremo dei problemi, bisogna arrivarci nelle migliori condizioni possibili, e qui abbiamo bisogno dell'aiuto della politica, cioè che la politica ci segua, che non è una cosa così scontata, che la televisione funziona benissimo, è ancora vivissima, perché molte volte se ne ricordano solo prima delle elezioni, però nella realtà abbiamo bisogno di essere seguiti e non calcolare già che internet ha superato tutto. Internet non ha superato tutto, perché siamo anche noi internet, per cui nella realtà gestiamo anche noi questi mezzi nuovi di divulgazione, li gestiamo anche bene, come vi ho detto il 90% di quello che facciamo è il totale di quello che poi gira sulla rete, perché poi parliamo del passato, i discorsi di YouTube, le guerre fatte contro YouTube, ad esempio, cosa faceva? Prendeva i pezzi nostri, loro, e li ributtava dentro e faceva le visioni. Cioè, oggi lo usiamo, ad esempio noi lo usiamo perché su Sanremo abbiamo diffuso moltissime clip su YouTube, abbiamo avuto dei risultati stellari, ma li abbiamo diffusi noi, cioè non li hanno presi altri, questo è il discorso. Però comunque questo è un problema abbastanza serio. Volevo concludere, poi c'è ancora tante da dire, ma non voglio essere noioso. Ricordando una cosa bellissima, ho partecipato a un convegno alla LUISS ed è uscito questo dato che è divertentissimo, però è anche allucinante, no? È stato fatto. Pensate che oggi un ragazzo di 14 anni, per cui una generazione Z, ha un margine di attenzione quando sta sul telefonino, mentre sta cambiando app o sta cambiando sito di visione, di 4 secondi. Cioè, o in 4 secondi tu gli dai l'impressione, lui rimane e approfondisce, o cambia, o va via. Pensate che un pesce rosso ha un margine di attenzione di 5 secondi. Per cui capite che cosa sta succedendo nel consumo sia dei social che dei device digitali in questa generazione, che hanno una velocità di elaborazione e diciamo proprio di digestione dei contenuti velocissima, e purtroppo molte volte però non hanno capacità di capire esattamente quello che stanno, diciamo,
digerendo che cosa gli è propinato, e qui è molto importante in questo caso la funzione del nostro servizio pubblico, perché dobbiamo sempre noi presidiare, stiamo su questo campo, noi facciamo delle rilevazioni e degli studi apposta al Qualitel, coesione sociale, situazione femminile, noi li facciamo apposta perché dobbiamo stare sul pezzo per monitorare quello che è la realtà del mercato, anche per tutti gli enti, i ministeri che ci chiedono di avere questa collaborazione da parte nostra. Poi non so, molte volte facciamo tanti numeri, purtroppo il problema di chi fa numeri è che poi devono essere usati, molte volte facciamo tanti numeri e parzialmente non vengono usati, però ben vengono i numeri, ben vengono la ricerca come quella del Censis, grazie. Grazie anche al dottor Nepote per le sue riflessioni. La parola a Vincenzo Morgante, direttore di rete delle testate giornalistiche TV 2000. La TV sempre un cambia pelle ma mantiene un ruolo aggregatore, quindi. Esattamente. Voglio iniziare confessandovi, come dire, una partigianeria, e cioè del fatto che grazie al fascino che sulla mia persona e sulla mia famiglia ha esercitato il professor De Rita, mi avvicino al rapporto del Censis con uno sguardo diverso rispetto ai tanti e numerosi rapporti che nel corso degli anni e dei mesi ci vengono propinati. Peraltro con il professor De Rita condivido anche il fatto, lui lo sa per la prima volta, anche di essere genitore di una famiglia numerosa. E lo sottolineo non per una captatio benevolentio, ma per il fatto che due elementi mi avvicinano a questo rapporto con un certo e particolare interesse. Il primo, che svolgo un lavoro del quale sono profondamente innamorato, è il tema dell'informazione, della comunicazione, esercita in me un fascino davvero straordinario e rapporti come questi aiutano ad incrementarlo, ma anche perché da padre di famiglia alcuni numerosi degli elementi che già nel rapporto e nella riflessione che chi mi ha preceduto ha fatto, alcuni di quegli elementi, come dire, ne trovano plasticità nel vedere come i ragazzi e anche tra di loro, a seconda dell'età, alcuni di questi elementi li vivano concretamente, e che come questo rapporto sia cambiato anche nel corso di qualche lustro, non solo nei decenni. Detto questo, qualche spunto rispetto a un tema che per la profondità che è stata messa in campo nell'analisi del Censis, per la complessità, parliamo di un mondo in cui, come dire, la tecnologia galoppa, gli investimenti sono sempre più numerosi, e anche l'evoluzione, come dire, culturale e professionale rispetto al tema è andato, come dire, cambiando, affinandosi, qualche spunto è già stato sottolineato. La televisione resiste e anzi raddoppia grazie agli smartphone e ai tablet. Questi dati ci confermano che la fruizione di TV, ma anche di radio, sta sempre più transitando dal televisore e dall'apparecchio radio verso il telefonino, che ormai è diventato il protagonista della nostra vita e che si afferma nella sua vocazione multitask. Però non si è trattato e non si tratta di un transito traumatico, non ci sono stati bruschi cali della fruizione da televisione e radio e repentini aumenti della fruizione tramite telefonino. Piuttosto ciò che notiamo è un consistente aumento nell'utilizzo degli smartphone per vedere la televisione ed un leggerissimo calo nell'uso del televisore casalingo. Quindi il prodotto televisivo non solo non è in crisi, ma anzi, è stato sottolineato, beneficia di questi nuovi dispositivi per essere visto in mille disparate circostanze aggiuntive. L'aumento della mobile TV dipende dal fatto che la percentuale degli italiani che usano smartphone è salita negli ultimi 10 anni, pensate, dal 15 al 75%, e dipende anche dal fatto che gli smartphone sono sempre più efficienti, grandi, leggeri, veloci, dotati di batterie durature.
la Mobile TV passa dal 2% del 2009 al 28% del 2019, quindi in 10 anni una crescita notevole. Questo incremento prova che un ulteriore cambiamento si è aggiunto a tanti altri. Non solo l'offerta di canali e programmi radio TV è aumentata, non solo la qualità tecnica dell'offerta radio televisiva è aumentata, non solo gli orari di fruizione sono sempre più decisi dall'utente, ora la TV la guardiamo ovunque, in autobus, nella spiaggia, all'angolo della strada, nelle aule parlamentari. Siamo ad una sfida tra Home TV e Mobile TV. Il successo di RaiPlay e di altre analoghe piattaforme come Mediaset Play indica con forza il cambiamento radicale delle abitudini di consumo. Il prodotto televisivo, lo sappiamo, è a portata di mano in qualsiasi ora e in qualsiasi luogo. In più, il televisore, l'apparecchio televisivo, per sopravvivere alla sfida degli smartphone, ha dovuto ingrandirsi fino a raggiungere dimensioni cinematografiche. E così abbiamo da una parte l'enorme dimensione dell'Home TV e dall'altra la straordinaria flessibilità della Mobile TV a grandezza di telefoni. Negli ultimi 10 anni, e questo è un altro spunto importante, cioè la vitalità della TV generalista, negli ultimi 10 anni la TV tradizionale, cioè quella vista dal divano di casa, è scesa soltanto dal 92 all'88%. Inoltre, e qui passiamo dal dispositivo che consente la visione ai contenuti, l'ultima edizione del Festival di Sanremo, ma anche la lunga serie dei molti altri programmi mainstream offerti dalle reti televisive, dimostra che una TV generalista capace di rappresentare fasce trasversali di pubblico, può ottenere risultati ancora clamorosi. Lo abbiamo letto, l'ultima serata del festival, 63% di share con 10 milioni circa di spettatori. Altro elemento mi interessa da, come dire, da giornalista. La stampa ha sempre sofferto la concorrenza dei media elettronici, TV e radio. Ma dopo i cambiamenti elencati, la partita sembra praticamente persa. Negli ultimi 10 anni i giornali cartacei sono scesi dal 55% al 37%, mentre i quotidiani online sono saliti più modestamente, dal 17% al 27%. In altri termini, le testate in edicola hanno perso quasi 20 punti, mentre quelle sul web hanno guadagnato solo 10 punti. Evidentemente mancano all'appello una decina di punti percentuali. Stesso problema forse sui libri, media cartacee, è stato sottolineato, la percentuale di italiani che hanno letto almeno un libro all'anno nell'ultimo decennio è passata dal 56% al 42%, un crollo che non è compensato dagli ebook che sono saliti solo dal 2,5% all'8,5%. I libri hanno perso 14 punti, in sostanza, mentre gli ebook sono saliti solo di 6 punti. Anche qui mancano all'appello 8 punti percentuali. Allora, il quadro che questi dati ci offrono è chiaro. Radio e TV godono di un vivace ampliamento, grazie alle nuove modalità di fruizione consentite dai dispositivi mobili, e queste nuove modalità per ora non sono andate a discapito, perlomeno non significativamente, del televisore collocato appunto in soggiorno, in cucina o nella stanza da letto. Informazione cartacea in discesa. I siti di informazione online non compensano, abbiamo detto, le perdite dei giornali e dei libri cartacei. E i motivi sono due e viaggiano affiancati, a mio avviso. Gli italiani, ma nel resto del mondo le cose grosso modo vanno allo stesso modo, si informano seguendo altre strade non cartacee e queste strade assorbono attenzione e tempo a danno della lettura. Inutile dire che le nuove strade dell'informazione o della pseudoinformazione sono i social, i quali sottraggono ore e ore di attenzione a tutti noi
danneggiando forse la lettura sia dei giornali che dei libri. Altro elemento che mi incuriosisce molto è quello dell'uso del telefono, sono dei dati interessanti. Sta cambiando. Se ci pensate, è sempre meno utilizzato nella sua modalità basica, originale e tradizionale, ossia come strumento di dialogo immediato fra due persone. E in questo campo la novità principale è costituita dallo strumento di messaggistica WhatsApp. Ne dispone il 70% degli italiani, fra i giovani la percentuale sale all'85%. Ne accenno perché è una mutazione comportamentale gemella di quella che favorisce web e social rispetto ai media cartacei. Così come la parola su carta sta lasciando il posto alla parola digitale, allo stesso modo sembra che la parola in voce stia lasciando il posto a quella sotto forma di messaggistica digitale. Ancora, la classifica delle fonti di informazione. Contrariamente a quello che qualcuno va raccontando, la classifica mostra ancora una netta prevalenza dei TG, che ottengono il favore del 60% degli italiani. Al secondo posto Facebook, il 31%, un luogo dove la situazione è molto più frammentata, diversificata, confusa rispetto ai telegiornali. E i telegiornali sono prodotti da redazioni ben identificate, con giornalisti iscritti all'ordine professionale, con un direttore responsabile, con delle firme autentiche e verificabili dei servizi. Su Facebook ci sono sia le stesse testate dei TG, quindi fonti identificabili, sia entità molto più ambigue e assai meno individuabili. Inoltre su Facebook, come su gli altri social, c'è pure una quantità sempre crescente di soggetti privati che diffonde informazioni vere o false della più varia natura, magari con pseudonimi o sottonomi completamente inventati. Un tema che, come dire, ci riconduce alla questione importante in materia di fake news della potabilità delle fonti. Potabilità delle fonti. La ricerca del Censis smentisce altri luoghi comuni. Il primo è quello secondo il quale la politica risulterebbe ormai noiosa e non gradita al pubblico. Invece il 42% del campione afferma che, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, la politica nazionale è l'argomento maggiormente frequentato. In secondo luogo, ciò che viene messo in discussione è quello che considera la cronaca nera il maggiore catalizzatore di interesse. È la sesta in classifica. Al primo posto, come ho già detto, la politica. Al secondo posto lo sport, al terzo la società, al quarto la scienza, al quinto posto cultura e spettacoli, al sesto arriva la cronaca seguita dall'economia e, ahimè, dalla politica estera. Ahimè, dalla politica estera. E mi avvio alla conclusione. Questo rapporto, come abbiamo sentito e come possiamo leggere, si intitola I media, la costruzione dell'identità. Quindi questo complesso scenario mediatico ci interessa anche da questa prospettiva. Ciascuno di noi si costruisce una identità interagendo con la famiglia, con gli amici, con la scuola, con la propria comunità territoriale, religiosa, politica, con i libri, con i giornali e appunto ormai sempre più con la realtà digitale. La prima cosa che mi viene da dire è che la parte giocata dai new media nella costituzione identitaria è sempre maggiore, ma stando ai dati Censis non è così fortemente dominante come pure si potrebbe pensare. Una differenza va subito sottolineata osservando i due social più utilizzati. Facebook spadroneggia nella fascia dei millennials, i giovani adulti compresi fra 30 e 45 anni, in cui raggiunge il 75%, mentre Instagram prevale nella fascia della generazione Z, cioè i giovani compresi fra i 15 e 30 anni, in cui raggiunge il 65%. Siccome Instagram è molto più basata su contenuti di immagini rispetto a Facebook,
possiamo dedurne che i più giovani sono maggiormente influenzati dalle immagini nel percorso della costruzione identitaria. Il dato relativo a YouTube, i social e dei video, conferma il trend, 76% nella generazione Z. Ancora, secondo quanto rilevato dall'istituto di ricerca, per esempio, nella costruzione dell'identità, le convinzioni politiche vengono considerate molto importanti da chi è molto attivo sui social media. In altre parole, chi frequenta queste piattaforme ritiene importanti i propri convincimenti politici al di là di ciò che avviene sui social. Tanto è vero che, e questo emerge dal rapporto, la maggiore esposizione ai social spinge a confermare le opinioni che già si possiedono piuttosto che a modificarle. Autorevole conferma aggiunge il dato che sono ancora i mezzi generalisti a svolgere maggiormente la funzione di riferimento, di orientamento. Chiudo con un accenno al fenomeno del cosiddetto populismo, massimalismo, nichilismo, sovranismo. Se si confrontano alcune opinioni dei più giovani, i più esposti ai social network, con quelle dei più anziani, i più tra virgolette, esposti alla TV tradizionale e alla stampa, verifichiamo che per l'82,2% degli anziani servono leggi più severe, per l'81,1% deve essere limitato l'ingresso in Italia degli stranieri e per il 43,2% votare alle elezioni è cosa inutile. I più giovani invece si schierano rispettivamente al 73,2% per le leggi severe, al 68,3% contro l'ingresso incontrollato degli stranieri, al 23,3% per la inutilità del voto. Certo, i dati rimangono elevati per tutti, come vediamo, però risultano più attenuati tra chi ha maggiore confidenza con i social media. Ciò sembra sconfessare, sottolineo sembra sconfessare, l'opinione diffusa che i social siano responsabili di una deriva populista e massimalista, la quale anzi sembra più associabile ad una difficoltà nello stare dentro la nuova realtà digitale, a bassi livelli di istruzione e forse anche ad una certa televisione generista, molto fruita dagli anziani, in cui albergano spesso narrazioni di superficie. Fattori principali di costruzione identitaria sono stati sottolineati, mi piace, come dire, ritornare sulla famiglia, che costituisce ancora di gran lunga il primo fattore di identificazione. Lo è per il 76% per gli italiani, percentuale che sale all'84%. Insomma, dati significativi, certamente utili. Chiudo affidandomi per quel che può valere un mio convincimento, e cioè occorre comunque puntare sempre più ai contenuti dell'offerta mediatica. E ciò appare necessario. L'avanzare della tecnologia reclama una risposta in termini di contenuti che siano affidabili e di qualità. L'era degli algoritmi, abbiamo parlato dei dati, l'era degli algoritmi impone a ciascuno di noi impegnato nel settore, impone un impegno prioritario: lavorare per offrire un altrettanto efficiente e utile algoritmo, l'algoritmo che qualcuno ha definito della credibilità. Ma su questo ci sarà occasione per parlare in altra sede. Grazie. Grazie anche al dottor Morgante per la sua analisi molto articolata. Ora cambiamo invece punto di vista, perché ascoltiamo Salvatore Ippolito, che è l'amministratore delegato di AGI, quindi un'agenzia di stampa, che però vive molto anche di web, oltre che lui professionalmente nelle sue passate esperienze. Prego, a lei la parola. Sì, anch'io mi unisco ai ringraziamenti per l'opportunità. Noi collaboriamo da un po' di anni con il Censis, e poter osservare anche in anteprima, come ho fatto nel corso dei giorni precedenti, il rapporto, e scorrerlo e leggerlo è stato per me molto interessante, proprio da cultore della materia, approfondire molti dei temi. Poi, discutevo prima con Massimo, in realtà cerco di interpretare un po' diversi ruoli su questo palco, visto che appunto sono stato in Wind nelle ultime tre, non vado troppo indietro per non annoiare, nelle ultime tre esperienze lavorative sono stato in Wind, quindi nel mondo della
telefonia, del mondo della telecomunicazione, poi in Twitter e adesso in Agio. Quindi ho fatto un po' di movimenti che mi pongono un po' come un po' baricentrico rispetto a tutte le tematiche che abbiamo avuto modo di percorrere finora. Cerco di essere molto veloce nelle mie considerazioni, spero anche un po' provocatorio, perché ho letto un po' di dati e ci sono dati positivi e negativi, secondo, come al solito. I dati offrono sempre l'opportunità di leggerli in un modo o nell'altro a seconda dell'interpretazione. Quindi sicuramente positivo il tema legato al consolidamento, mettiamola così, all'arresto della caduta nel mondo del quotidiani cartacei. Comunque condivido anch'io il punto che non è stata controbilanciata, rimpiazzata se vogliamo dall'informazione resa sui siti web. Quindi ho come l'impressione che, cercando di, no, evitando banalizzazione semplice, ma ricorrendo a un paragone calcistico, stavamo perdendo 3-4-0, abbiamo segnato un gol. Insomma, non mi sembra che, cioè, questo gol, per carità, è una boccata d'ossigeno, però il vero problema è nel cercare veramente di trovare un nuovo modello, un modello dell'informazione che sia in grado di utilizzare tutte le piattaforme, che sia liquido, il più possibile liquido, il più possibile digitale. Questa discontinuità digitale non è stata ancora risolta, affrontata, certamente, ma risolta, siamo ancora abbastanza distanti. La considerazione è che comunque non abbiamo ancora sufficiente prospettiva storica, perché ricordiamoci che parliamo di fake news. La parola battezzata nel 2016 come parola dell'anno dall'Oxford Center è stata post-verità nel 2016. Poi ricordiamoci che ho avuto modo di spulciare nel rapporto: Facebook ha perso 10 punti tra il 17 e il 18 e ne ha recuperati 5 dei 10 persi nel 19. Quindi, diciamo, l'effetto rimbalzo c'è stato. Se guardiamo adesso sembra che sia in crescita, in realtà è in diminuzione rispetto a 2 anni fa, e questo è l'effetto della cinghia di trasmissione su tutta la tematica delle fake news, il che ha portato ovviamente a quel consolidamento che abbiamo visto nel mondo dell'informazione, diciamo quella professionale, quella svolta dai giornali o comunque dai siti, dai telegiornali, da tutto ciò che in qualche maniera tiene al mondo dell'informazione. Però, ripeto, è un rimbalzo, è un consolidamento che ancora non vede progressiva trasformazione del modello di comunicazione, che deve essere anche una trasformazione che affronta anche un cambiamento nel modello di business, perché ovviamente siamo contentissimi, lo siamo ovviamente come agenzia, il fatto che ci sia stato un dibattito sul tema della qualità dell'informazione, sul fake news. Ormai fake news è una roba che affonda le radici in 3-4 anni fa, ormai si parla di deep fake, di deep web, cioè, ci sono tematiche molto più profonde, ormai riescono a cambiare con sistemi di intelligenza artificiale anche le parole nei video dei personaggi politici, ci sono corsi di educazione alla individuazione del fake nelle notizie. Io lo faccio quotidianamente con i miei figli, io riesco ad avere un'osservazione molto puntuale, visto che li ho di 11, 15 e 20, quindi ho un'osservazione su tutta la generazione dei millennial e post millennial, che mi consente di svolgere anche un ruolo di educatore. Spesso vengono da me dicendo: ah, ho letto questo sul web. Oh, no, aspetta, guarda un attimo, andiamo a leggere la fonte, vediamo chi l'ha scritto, ho detto è impossibile che sia questa cosa qua, e poi gli spiego come ricorrere a strumenti di analisi. Quindi certamente questo ci mette nelle condizioni di poter lavorare sul tema della qualità, qualità dell'informazione, e ovviamente come informazione primaria non possiamo che esserne felici, e dobbiamo agire questo ruolo, come stiamo facendo, nel modo più importante. Le agenzie svolgono un ruolo assolutamente di grande rilevanza all'interno del panorama dell'informazione, vorrei che questo non fosse sottovalutato come spesso avviene, ma è un ruolo assolutamente di primo livello. Detto questo, ovviamente la trasformazione del mondo dell'informazione deve andare nella logica di poter costruire in maniera più profonda un rapporto fiduciario anche e soprattutto sulle property digitali, da parte dei siti news, da parte dei siti di informazione, da parte dei siti tutti, e cercare di controbattere quella marmellata digitale che ormai succede nel web. È ovvio che lì la competizione è molto più complessa, perché lì
bisogna combattere con anche linguaggi differenti, sempre guardando l'esperienza dei miei figli. Io ho attraversato, noi siamo quelli che digitavano sulla tastiera, poi siamo passati al mouse. Ricordate l'evoluzione come se fosse un'evoluzione darwinistica, quindi tastiera, cioè non vado più indietro per carità di padre, quindi tastiera, mouse, poi passando sul telefonino siamo passati dallo scroll allo swipe, spero di non dire cose che siano distanti dalla vostra esperienza, al tap. E quindi quei 4 secondi che venivano citati prima erano legati al fatto che se avete un'esperienza di Instagram, in Snapchat, di queste cose qui, sostanzialmente il tap è l'unità di misura. Il tap è un secondo, è decimali, cioè è un attimo, no? Quindi c'è un'informazione, tap, vado. E noi stiamo ancora combattendo con informazioni che scorriamo in maniera lineare sui nostri device. Quindi dobbiamo cambiare proprio la user experience dei nostri interlocutori, oltre che i contenuti e il modo in cui lo proponiamo ai nostri interlocutori. Quindi questo è il modello che ci deve portare a ovviare al 15-17, leggo 20%, sono percentuali che secondo me sono percentuali, non vorrei essere troppo provocatori, sono percentuali omeopatiche, mi verrebbe da dire. In realtà noi dobbiamo andare verso una logica completamente diversa, quindi il rapporto fiduciario deve essere ristituito, rifondato in maniera importante. Qui la qualità gioca un ruolo importante, un rapporto fiduciario che va basato anche sul modello di business. Dicevo, il New York Times lavora su oltre 3 milioni di abbonati digitali, chiaro sono dimensioni differenti per carità, però il loro modello di business non è ad funded, non è basato sulla pubblicità, è basato sul rapporto con l'utente, sul pagamento, quindi sulla subscription. Loro fanno 1 miliardo. Il Guardian, ho letto, che negli ultimi 3 anni ha basato parte sul modello di business sulle donazioni, sulla membership. Quindi se io sono attento a questo tipo di qualità dell'informazione, ci metto di mio. E vedete, poi ce ne sono tanti, ci sono anche recenti esperienze, una si chiama Tortoise, poi ce ne sono altre, dove è possibile diventare membro e attraverso la membership io divento quello che recupera informazioni in via primaria, posso partecipare ai dibattiti, posso diventare anch'io collaboratore di queste nuove entità giornalistiche. Quindi si stanno formando nuovi modelli di giornalismo, nuovi modelli di informazione. Però dietro c'è sempre l'aspetto economico che va in qualche maniera, deve essere alimentato, e però questo deve essere preceduto dalla qualità e dalla capacità di costruire un'esperienza da parte dell'utente di un certo tipo. Non perdiamoci di vista i 14-29, io ho visto che parte della ricerca evidenzia come questi signori, questi ragazzi abbiano un comportamento di utilizzo completamente differente. Gli istogrammi disegnano la più ampia differenza in 3-4 casi. YouTube, come si chiama? In realtà multimediale, quindi l'audio, i podcast, parliamo di YouTube, parliamo di Instagram, quindi foto, video, audio. Quindi questi i nuovi consumatori consumano attraverso un linguaggio multimediale, infografica, podcast, ripeto, sono tutti elementi che costruiscono un diverso modo di relazionarsi con un pubblico. Quindi secondo me dobbiamo tutti collettivamente interpretare diciamo, una serie di spunti che sono evidenziati all'interno della ricerca attraverso la necessità, quasi deve essere una sorta di crociata sul tema della qualità, sul tema della user experience, sul tema della multimedialità e in qualche maniera sul recupero di un rapporto profondo tra diciamo, il media e il proprio utente attraverso una lettura dei suoi bisogni, cosa che facciamo tutti i giorni, per carità, ci mancherebbe, però in maniera orientata a uno sguardo che potrebbe essere quello che ci mette di qui a 10 anni. Ovviamente sappiamo tutti che nel 2043 c'era la profezia che ci sarà l'ultima copia del New York Times, io dubito che questo possa mai accadere, però cerchiamo di evitare che questo ovviamente possa succedere. Chiudo con un esempio che in qualche maniera ci riguarda. Noi stiamo in qualche maniera lavorando proprio sul concetto del rapporto non soltanto con i nostri clienti, ma anche in qualche maniera cercando di rafforzare un po' la relazione con gli utenti nell'ambito del panorama informativo,
lavorando su tutta una serie di strumenti appunto che cercano di lavorare sul tema fiduciario. Quindi abbiamo lanciato una newsletter, stiamo lavorando sui podcast per approfittare di quel consumo non lineare della radio. La radio è appena all'inizio, affronterà anche lei, non so se dire ai lei, il percorso che in qualche maniera ha affrontato anche la TV sul tema della non linearità. Ovvio, adesso c'è una, in America, io parlo con una serie di ex colleghi che vivono la fruizione radio che viene quasi completamente ormai in modo non lineare. Tutti i programmi radiofonici sono fruiti, anche quelli ovviamente streamed, sono fruiti in modo non lineare, e quindi figuriamoci tutti invece tutti i vari contributi di approfondimento che sono gestiti attraverso podcast, cosa che faremo anche noi attraverso Breaking News, attraverso approfondimenti, quindi newsletter, podcast, l'ultimo nato sul nuovo sito che abbiamo appena lanciato, le stories. Quindi la capacità di approfondire una news, un lancio di agenzia classico trasferito sul web, ovviamente lo facciamo sempre in maniera con tempistica immediata attraverso una logica di feed successivi che sono iscritti all'interno del lancio principale, quindi imitando un po' il percorso delle stories che sono svolte in altri ambiti. Quindi non c'è nulla da inventare probabilmente, solo da cercare di capire quali sono i linguaggi che in questo momento stanno succedendo e cercare di mutuarne gli aspetti fondamentali per tradurli poi in qualcosa che possa aiutare il mondo dell'informazione, ed è quello che stiamo cercando di fare, su cui ci stiamo in qualche maniera focalizzando. Grazie. Grazie anche ad Ippolito alle sue riflessioni che nascono evidentemente dalla sua articolata esperienza professionale. La parola Massimo Angelini, un altro punto di vista, direttore Public Affairs Internal and External Communication di Wind 3. Prego Massimo. Grazie Massimiliano. Ora è abbastanza complicato adesso, perché sarei tentato di aprire una finestra sulle telecomunicazioni, quindi non vi voglio annoiare assolutamente, ve lo dico subito, perché intanto ringrazio ovviamente il Censis, il rapporto è splendido, ma perché chi mi ha preceduto naturalmente si è focalizzato molto su temi che riguardano i contenuti e giustamente, e anche i mezzi ovviamente. Io non vorrei entrare troppo in profondità perché rischierei di essere noioso, però due o tre cose che emergono da questo rapporto credo che vadano, già gli altri ovviamente le hanno osservate, le hanno evidenziate, ma credo che vadano messe in luce. Primo, questo rapporto santifica una cosa, la centralità di questo oggetto. C'è poco da fare. Lo smartphone è diventato lo schermo, non l'unico. Ha fatto bene Massimiliano a ricordarci che nella fruizione dei contenuti, quindi in questa dieta mediatica, naturalmente non c'è soltanto lo schermo smartphone, ma non c'è dubbio che questo è diventato uno schermo invasivo. Perché è diventato uno schermo invasivo? Poi vengo a quel tema dei prezzi, perché ahimè è una nostra nota dolente e quindi un passaggio lo devo ovviamente fare. Perché è diventato uno schema invasivo? È diventato uno schema invasivo perché è cambiato radicalmente il suo utilizzo grazie ad una cosa che ne ha modificato proprio l'utilizzo, che sono i video. Cioè quell'unità di misura che noi oggi chiamiamo giga e che è entrato nel nostro lessico quotidiano e che 10 anni fa, 15 anni fa non esisteva, erano altre le unità di misura con i quali noi facevamo i conti giornalmente nel nostro vivere quotidiano, i giga hanno assunto una rilevanza, sono diventati unità di misura semplicemente perché il video ha cambiato radicalmente l'uso di questo oggetto. Vi do anche qua due dati. Oggi il 60% del traffico dati che facciamo lo facciamo consumando video, cioè se non ci fossero stati video, che ovviamente alimentati moltissimo da YouTube e non solo come piattaforme, naturalmente l'esplosione di questo oggetto sarebbe stata profondamente diversa. Poi questo oggetto è cambiato radicalmente, pensate soltanto alle dimensioni dello schermo, eccetera. Ora si stima che nel 2025, cioè fra 5 anni, quando il 5G è stato evocato in uno degli interventi, avrà una sua consistenza importante nel mondo, bene, i video arriveranno al 75%, occuperanno il 75% del nostro consumo di dati. Quindi 3 dati su 4 sostanzialmente, o 3/4 di giga, verranno assorbiti dai video, e questo pone a chi produce contenuti una serie di domande, secondo me, straordinarie. Lo ricordava prima anche Salvatore, col quale ci conosciamo da,
da tempo, insomma, di quanto è cambiata la gestualità con questi oggetti, no? Questo è, credo che sia un elemento fondamentale. Pensate che nel 2025 noi avremo nel mondo, lo dice l'ultimo rapporto Ericsson, 2 miliardi e 600 milioni di oggetti nel mondo, una copertura mondiale del 65%, quindi due terzi del pianeta sarà coperto con la tecnologia 5G, e quasi il 50% dei dati verrà fatto su queste nuove reti. Aggiungo, by the way, insomma, last but not least, che avremo anche oltre 5 miliardi di oggetti dell'Internet of Things, che è una cosa che apre a tutta un'altra serie di ragionamenti che riguardano i servizi. Non sono oggetto di questa ricerca, ma ovviamente è uno degli aspetti centrali di quanto, no, lo sviluppo delle reti comporterà anche il cambiamento radicale nello sviluppo di alcuni servizi verticali. Citiamo quelli che spesso sentiamo, ovviamente, dai temi degli health, appunto della salute, a quelli della gestione della mobilità, a quelli che vanno alla gestione dei consumi idrici, elettrici delle nostre città, ma pensate soltanto ai servizi di sicurezza e quant'altro. Ma non voglio entrare in questo perché apriremo appunto un'altra finestra che non ha senso. Quindi, centralità dello smartphone, perché anche? Perché è successo soprattutto in Italia, ma non solo, ma in Italia con dimensioni ovviamente estremamente più rilevanti che negli altri paesi europei, è successa una cosa incredibile, e cioè questa radicale riduzione dei prezzi. Pensate che noi 10 anni fa, noi oggi acquistiamo ovviamente connettività ad un costo che è esattamente la metà di quello di 10 anni fa. A livello europeo il consumo medio di giga in Italia è 3 volte della media europea. In Italia, e questo è l'altro elemento che dice quanto i prezzi abbiano influito nelle scelte del consumatore, mentre in Germania c'è un cliente che cambia operatore, fa quell'operazione che si chiama mobile number portability, contro uno che lo fa in Germania ce ne sono ben 8 che lo fanno in Italia. E questo dà il senso, no, del livello di, forse di eccesso di competizione che c'è stato in questo paese, ma anche qua apriremo un altro capitolo, solo per fotografare però le telco cosa sono state in questi ultimi anni. E naturalmente le telco hanno mantenuto un profilo di investimento estremamente importante, parliamo di 7 miliardi di euro l'anno. Ricordo, by the way, anche in questo caso, che le frequenze 5G sono state assegnate in Italia al prezzo più alto, 6 miliardi e mezzo complessivamente, di quanto siano state assegnate in Europa. E questo secondo me non è un bene, perché poi gli operatori debbono fare gli investimenti, non è un tema di quanto cash esce per finanziare l'acquisto delle licenze. È un tema di compatibilità, di sostenibilità del sistema, che poi ha bisogno, no, di importanti risorse per effettuare gli investimenti. Ma allora, insieme allo smartphone, quali sono anche le tematiche e le dinamiche che si sono accompagnate? Le ha spiegate benissimo Massimiliano, tutti i miei interlocutori prima sono stati da questo punto di vista straordinari, ma non c'è dubbio che alcuni temi, ovviamente questa roba ce la pone, lo richiamava Gina Neri nel suo intervento, c'è un tema di privacy importante, c'è un tema di gestione e di ottimizzazione dei dati altrettanto importante. I dati sono una risorsa, attenzione, non sono soltanto violazione della privacy. Ci sono oggi delle applicazioni di big data straordinarie che descrivono la mobilità e quindi danno la possibilità alle grandi metropoli di organizzare i servizi di mobilità, di controllo di accesso ai parcheggi, di controllo e di vigilanza delle strade, grazie alla quantità di dati che questi oggetti producono, senza entrare ovviamente, no, nella vita privata del cittadino, nel perché del suo spostamento o nella, no, sono anonimi perché appunto hanno la funzione proprio di preservare il cittadino nei suoi spostamenti, ma sono una mole di dati straordinari se utilizzati in modo intelligente per fare questo tipo di operazioni. Straordinaria secondo me anche qua, no? L'impatto della mobile TV, che ti dice quanto questo schermo, lo diceva prima Salvatore, sia entrato nell'uso quotidiano anche nostro, non solo dei nostri figli, insomma non ce ne dobbiamo vergognare, quanti video noi stessi consumiamo con il nostro smartphone, o quanto la nuova radio, la new radio, perché secondo me ormai bisognerebbe chiamarla così, io credo che è lo strumento probabilmente più antico di comunicazione, ma che ha cambiato più pelle degli altri, e l'ha cambiato anche grazie ovviamente allo smartphone. E allora
chiudo veramente. È evidente che la fruizione, che soprattutto i nostri figli, ma in parte anche noi, questa fruizione molto veloce, molto rapida, quasi eccessivamente veloce, eccessivamente rapido, che facciamo dei contenuti, pone a chi li produce in questo momento uno sforzo anche di ripensare i propri modelli di business e anche i modelli di organizzazione dei contenuti. Io credo che da questo punto di vista le partnership fra chi produce contenuti e chi gestisce le reti siano, come dire, partnership fondamentali, non solo ovviamente nella fruizione di contenuti a casa, ma anche nella fruizione dei contenuti in mobilità. Penso che si possano fare moltissime cose insieme e credo che questa sia una delle sfide aperte, però ovviamente qui dobbiamo ripensare ovviamente il modo col quale noi i contenuti li costruiamo, proprio perché c'è questa velocità, c'è questa immediatezza che cambia radicalmente il modo stesso di consumarli. Questo è un primo elemento. Secondo elemento, noi dobbiamo in qualche modo anche qua provare a far sì che questa grande asimmetria che si è determinata in questo mercato, dove ovviamente questi oggetti crescono ad un valore, ad un consumo impressionante, quel più 300% che viene citato nel rapporto colpisce quel più 300% a valle del fatto che poi chi ti consente di utilizzare questo oggetto ha avuto un calo negli ultimi anni del 16%. Chiudo soltanto con un dato che vi dà l'idea di quanta trasformazione le telco abbiano avuto. Complessivamente, 10 anni fa, il fatturato complessivo di questa industry era di circa 45 miliardi di euro, fisso più mobile. Oggi è di 31. Questa roba qui non regge se vogliamo ovviamente dotare il sistema paese di un'infrastruttura all'altezza, proprio per consentire a chi produce contenuti di poterlo fare, sapendo bene che ha velocità, copertura e una straordinaria qualità delle nostre reti. Grazie. Grazie davvero Massimo Angelini. Do la parola a Giuseppe De Rita. Presidente, ha ascoltato i principali dati del rapporto, ha ascoltato gli interventi di tutti i nostri relatori. Che idea si è fatto? Prego. Ma essendo il responsabile del Censis non devo pensare a glorificare il rapporto. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti per le notazioni anche positive che hanno fatto del nostro lavoro. Del resto è nostro mestiere stare sul pezzo per anni e il fatto di essere ormai quasi ventennale questa esperienza del rapporto annuale sulla comunicazione è già di per sé un momento di collocazione del brand di buon livello. Naturalmente noi non facciamo un mestiere di comunicazione, noi facciamo gli analisti sociali. E l'analisi sociale ci porta a guardare questi problemi che abbiamo visto stamattina da un punto di vista sistemico e generale. Qual è il ruolo della comunicazione oggi nel sistema italiano? È un ruolo tutto sommato, lo dico con mia impressione, ma credo che i dati lo stanno lì a vedere, è un ruolo che in 15 anni si è andato trasformando, arricchendo, ma al tempo stesso personalmente ritengo, anche se molti possono non essere d'accordo, equilibrando all'interno. Cioè noi abbiamo vissuto queste realtà con una sorta di innamoramento di quello che avveniva nell'ultimo anno, negli ultimi anni, l'innovazione che stravolgeva tutto, il declino che portava tutti all'inferno. Nei fatti si va a vedere, la situazione resta tutto sommato equilibrata. Alcuni media che sembravano qualche anno fa in impennata si sono via via rimessi in carreggiata, altri che stavano precipitando, tipo i quotidiani, negli ultimi 1 o 2 anni si sono assestati, sempre al basso, ma si sono assestati. Alcune cose,
tutto sommato hanno creato un panorama, l'avrete visto dai primi dati, in cui non c'è quell'aspetto di squilibrio, di strategia squilibrante che c'era stata negli anni precedenti. In effetti questo è importante per una ragione molto semplice, che il sistema, l'ecosistema della comunicazione ha tanti sottosistemi, quei sottosistemi in qualche modo non solo sono autoreferenziali, ma sono anche autoreferenziali per quanto riguarda il potere. Ritengono che quel sistema è il momento cruciale del meccanismo di comunicazione. Il mondo della comunicazione passa attraverso. Io ricordo negli anni 60-70, sono abbastanza anziano, la frase tipica di Ettore Bernabei quando era direttore generale della RAI, dice: ragazzi, io ho la bomba atomica in mano. Io ho la televisione e con la televisione faccio quello che voglio, cambio tutto, la testa, l'opinione politica, i partiti, le alleanze, i governi. Oggi qualcuno, per esempio, in maniera diversa, chi controlla o sta nei social, pensa che il mondo dei social sia, non dico l'equivalente della televisione degli anni 70, ma un qualcosa di potente. Chi controlla i social può modificare l'opinione politica. I social danno il senso di un mondo che conta. Poi alla fine conta fino a un certo punto. Conta fino a un certo punto perché poi magari una logica sembra marginale del quotidiano in crisi, è che il quotidiano è l'unico mezzo che ha una componente di prospettiva di futuro. Perché mentre tutti gli altri social rimestono sul presente, ritornano al presente, approfondiscono il presente, te lo fanno vedere da cinque punti di vista diversi, e i social rimestono sul presente, nel quotidiano oggi il lettore va in cerca di qualcosa che dia un senso di futuro. La cosa più strana, ad esempio, è che il lettore di quotidiano è interessato alla parola retroscena. Apparentemente retroscena è null'altro che la spazzatura della scena, la spazzatura del retro, la conoscenza di segreti del presente, no? Se ci pensate bene, il retroscena sono ipotesi di futuro. E secondo me i politici ci giocano sul retroscena molto più che sui social, perché sul retroscena si avanzano delle ipotesi, il giorno dopo si vanno a verificare, l'ha detto Bettini, allora vediamo un momentino Bettini che cosa ha fatto, e se lo ridice Bettini dopo domani, dico Bettini per dire un romano potente nella realtà romana, ma è un meccanismo di propensione al futuro. Il mezzo più tradizionale, quello più in crisi, è quello che permette al lettore una qualche idea di cosa sta avvenendo, mentre tutto il resto ti spiega quello che è avvenuto e te lo ripete giornalmente nella realtà quotidiana. Questo per dire, il sistema è un sistema, è un ecosistema in cui tutti i soggetti cominciano ad essere equilibrati fra di loro. Nessuno ha una padronanza totale del mercato, nessuno può pensare di sconfiggere tutti gli altri, vivono tutti insieme, ognuno si ritaglia un certo tipo di realtà e ognuno ha un suo orgoglio, non più credo una sua presunzione di essere il medium decisivo. Pensate ad esempio quanto in qualche misura è oggi importante nella struttura dei media avere il rapporto non solo con il futuro, in cui tutti i media sono legati al passato, o vivono di passato, o vivono di presente, vivono di realtà di cronaca. Non a caso la maggior parte al sesto punto
dei contenuti dei media è la cronaca nera. La cronaca nera è già passata, la cronaca nera vai a smucinare in quello che è successo in un femminicidio o in un incidente stradale, non c'è nulla. Mentre invece in alcune realtà c'è questo senso del futuro, parziale, ma non in qualche modo dominante. Pensate ad esempio un mezzo quale il Twitter. Oggi si può dire che Trump governa il mondo attraverso un Twitter. Dice questo e il giorno dopo tutti si devono acconciare a rivedere le loro posizioni, perché se l'ha detto in un tweet significa che adesso ci sarà qualche altra cosa, ci sarà un dazio, una barriera di dazi ulteriori, ci sarà la porta aerea che arriva nel Golfo Persico, ci sarà. Però lui ha fatto il tweet e lui governa con un tweet. Il meccanismo è un meccanismo in cui anche i poteri che sembrano decisivi, cioè il tweet e il governo del mondo, poi alla fine il giorno dopo te lo devi riassestare, devi rivedere, devi mandare l'ambasciatore, devi fare una dichiarazione, devi fare un accordo parziale, devi rifare un tweet che smentisce quello precedente. C'è questa specie di magma che si assesta nella comunicazione, c'è un magma che si assesta e non ci sono l'idea di avere grandi protagonisti, anche dove l'elemento tweet gestito da Trump è evidente. Pensate un po' la differenza dal fatto che anche il sovrano pontefice Papa Francesco c'ha un tweet, non so se lo usa, ma nessuno se ne frega di che cosa fa Papa Francesco col tweet, perché evidentemente non è lo strumento, non è il valore dello strumento, è il modo in cui si entra nel magma della comunicazione, il modo, il momento, la parola giusta. Non c'è più una sorta di destino di supremazia di qualcuno. La televisione non tornerà più a quell'epoca, i quotidiani non torneranno più a fine 800 o a primi del 1945-50, quando hanno avuto l'esplosione. Probabilmente il meccanismo attuale è un meccanismo di assestamento, l'abbiamo detto in precedenti rapporti, di assestamento alla persona, di gestione della persona, di gestione del singolo sui mezzi. Questo porta una cosa importante a quello che è il rapporto di quest'anno, l'identità. Come si costruisce l'identità in un meccanismo magmatico, in cui la comunicazione è così magmatica che non si sa se è più importante essere sputtanati da un social o essere in qualche modo portati in un talk show come protagonista. Non si sa. Quindi l'identità si riduce a sostanzialmente a restare lì dove siamo sicuri dell'identità. La famiglia, il lavoro, la fede religiosa, non legata a un'opinione. L'identità non può essere legata a un'opinione. Se votiamo, votiamo per opinione, però l'identità è più profondamente legata a noi stessi. E quindi questo rifiuto del mondo della comunicazione come condizionante della mia identità. Io il mondo della comunicazione lo uso come voglio, quando voglio, però la mia identità... È più banale dirle che penso alla famiglia, è banale, però quello è il mio mondo, quella è la mia capacità di pensare la mia identità, non devo pensare attraverso l'opinione. E gli strumenti di comunicazione li posso usare sia in termini funzionali di servizio, sia in termini di gestione dell'opinione. A me ha fatto impressione la tabella, adesso non so che numero abbia nel rapporto, ma la tabella sull'uso, sul catalogo personale dell'uso di internet. E beh, il 70% dice per trovare una strada sullo smartphone, oppure trovare informazioni su aziende, svolgere operazioni bancarie, fare acquisti, telefonare, guardare un film, prenotare un viaggio,
sbrigare pratiche e uffici pubblici, prenotare una visita medica, frequentare corsi scolastici. Boh, non, internet non ha modificato il mondo, non rompe. Questo è, io i miei servizi, stavo, uso internet, la mia identità è anche quella di essere un serio utilizzatore di servizi, e i servizi, sia esso andare in giro per Roma e capire che strada devo prendere o andare in banca, io uso l'innovazione ai miei fini razionali, semplici, e la mia identità è in questa razionalità. Quanti miei figli usano il navigatore, lo smartphone per girare per la città? Io usavo la mia tradizione di girare in bicicletta durante, quando ero ragazzo, quindi Roma la conoscevo come le mie tasche, poi non l'ho più conosciuta, quindi i miei figli sono più bravi di me, però è un meccanismo in cui c'è un'identità razionale, c'è il fatto di essere sicuri di se stessi perché c'hai degli strumenti che ti permettono di essere razionale. L'altra parte invece dell'identità, non quella della struttura personale dei propri comportamenti e quindi dei servizi che chiediamo al mondo della comunicazione, l'altra parte invece è quella dell'opinione, l'identità che si fa attraverso l'opinione. L'identità si fa attraverso la vita quotidiana, l'identità si fa attraverso la famiglia, l'identità si fa attraverso il modo in cui gestiamo i servizi che ci sono a disposizione, poi c'è l'identità d'opinione. La domanda, questa bacheca di strumenti di comunicazione che abbiamo oggi e che si è andata assestando in una sorta non solida, magmatica del proprio potere, della propria influenza, da quale parte si fa opinione in termini di identità? La mia impressione, lo dico non da uomo di comunicazione, che oggi il meccanismo fondamentale dell'identità è l'emozione. E i media sono difficili strumenti di gestione dell'emozione. Un giornale deve sparare dei titoli spaventosi per gestire, per indurre emozioni. La televisione deve portare in un talk show qualche matto che prende a parolacce gli altri per creare emozione. Ma è l'emozione. Se ci pensate bene, l'identità degli ultimi due anni è stata un'identità emozionale e, accento il tono, di piazza. Si trova l'identità in piazza, cosa che io da ragazzo, e parlo degli anni fra 45, 50, 60, quando ho cominciato a leggere i giornali, trovavo nel giornale l'opinione. Mi facevo l'opinione, non andavo in piazza, anche se le piazze erano piene di comizi strabordanti. C'era questo senso del rapporto dell'opinione con l'emozione, che sfugge all'apparato della comunicazione, se non negli aspetti più deteriori, più marginali. Certo che un social scatenato su un poveraccio che magari non so che ha fatto, ha scritto qualche cosa contro le donne, è una tragedia emozionale. Certo che la comunicazione è capace in alcuni meccanismi, su alcuni, di scatenare emozioni, ma tre giorni dopo nessuno più si accorge che quel social ha scatenato contro quella determinata persona una tempesta emozionale. Il fatto vero è che poi le emozioni che restano sono quelle che in qualche modo sono andate in piazza, non quelle che sono andate sui social. Poi naturalmente, se non lo sapete, lo dico, io ho molti dubbi sull'idea di andare in piazza. Non mi piacciono le sardine, come non mi sono piaciuti gli arancioni, i popoli dei fax, gli indignados. Andare in piazza. Piazza è un succedaneo
di un meccanismo di identità. Però oggi l'andare in piazza significa avere un'emozione che non sia puramente individuale, che non sia una sorta di autoeccitazione o di autodepressione rispetto a meccanismi di comunicazione marginale. Se ci pensate bene, lo dicevano sia nipote sia Montano, se ci pensate bene, la cosa più straordinaria degli ultimi anni, dell'ultimo anno è stata il successo di Sanremo, ce lo diciamo tutti. Ormai Sanremo è la piazza d'Italia. Sanremo, lo stesso modo in cui i due conduttori hanno gestito quest'anno il festival, era un meccanismo di piazza. Meccanismo di piazza più solido della scenata del mio amico Cacciari o di qualcun altro in un talk show. Più solido. Perché la piazza non è la piazzata. La piazza è stare insieme in cerca di qualche cosa che ci unisce. E se qualcosa che ci unisce la troviamo, sentiamo di avere un'identità. Poi, 2 anni dopo, 6 mesi dopo, di sardine non sentiremo più parlare. Quelli che hanno fatto le sardine si ricorderanno della cosa come di una grande avventura emotiva, collettiva, ma però c'è. Il processo fondamentale è un processo di creazione di identità attraverso un meccanismo di identità emotiva che nel singolo deve entrare, perché nel singolo non può entrare, restare soltanto sul fatto che si sente forte perché c'è una bella famiglia, perché si sente forte perché con l'app traversa l'Italia e Roma senza dover neppure prendere una carta o chiedere un'informazione al gestore della benzina. L'individuo oggi ha un'identità complessa, di serietà profonda, di servizi a disposizione, di ambiente tradizionale della famiglia al lavoro che lo aiutano ad avere identità. Nel momento in cui però viene a doversi confrontare con qualcosa che va oltre l'identità tradizionale, che lo spinge a dire: ma io se devo votare adesso chi voto? Ma se io devo pensare all'Italia di domani, come ci penso? E in cui entrano quindi meccanismi emozionali, riconosciamo oggi i mezzi attuali non hanno una capacità di esplicitare, approfondire, esasperare la dimensione d'opinione. Stranamente li chiamiamo mezzi d'opinione, li chiamiamo gestori dell'opinione, ma non hanno il momento fondamentale di capire la gestione delle emozioni. L'emozione la lasciamo ad altri, la lasciamo al capo religioso, la lasciamo al popolo delle sardine, la lasciamo al leader con la felpa, non la lasciamo ad altri. Diventa addirittura l'emozione degli altri, diventa uno spettacolo, perché le sardine sono uno spettacolo, perché il leader con la felpa è uno spettacolo, ma non ci dà identità. Ecco questo, scusate la lunga tirata, questo secondo me quest'anno abbiamo fatto bene noi scienze a mettere in risalto questo problema dell'opinione, dell'identità, perché è il problema di un paese come il nostro, un problema in cui non l'identità nazionale, ma proprio l'identità di ciascuno di noi deve essere messa in rapporto con il mondo della comunicazione, come il flusso della comunicazione. Se il flusso della comunicazione non va verso una formazione di identità, ma va verso qualche altra cosa che riguarda soltanto se stesso, le proprie forme, le proprie logiche, le proprie leggi televisive o di Facebook, ci si astrae da un fatto fondamentale. L'identità personale
domani l'identità collettiva, dopodomani l'identità nazionale, viene sostanzialmente da processi profondi che la comunicazione non può evitare, non può restare sul suo mondo dicendo ma intanto io c'ho Facebook e governo il mondo, io c'ho il tweet e faccio il Trump della situazione, io c'ho la televisione in mano e quello ancora mi dà un potere su tutti. Nel magma si deve, ciascuno di noi cerca la propria identità, ma anche i mezzi devono ricercare nel magma la propria identità, non nella propria presunzione di superiorità. Grazie. Bene. Su quest'ultime suggestioni del presidente Di Rita ci lasciamo, concludiamo la mattinata. A me non resta che ringraziare ancora una volta i miei ospiti che sono stati qui al tavolo con noi, e Rai, Mediaset, Agi, Wind 3, TV 2000, Intesa San Paolo per aver sostenuto questo rapporto. Buone riflessioni a tutti, grazie.